Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di ufologia classica, in particolar modo di tre notissimi eventi ufologici tutti italiani: il caso Facchini, il caso Cennina, il caso Cecconi. 24 aprile del 1950, il caso Facchini. Nella tarda serata del 24 aprile 1950, un operaio, Bruno Facchini, 40 anni, si trovava appena fuori la propria abitazione, Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, Varese, quando fu attratto da uno strano scintillio, poco dopo che era cessato un forte temporale, credendolo un inconveniente di una vicina linea elettrica. Si diresse verso la fonte di luce. Arrivato sul posto, vide uno strano oggetto al suolo. Era come una palla schiacciata con una superficie quadrettata da strisce verticali. All'interno v'era un'altra scala, come pure i tubi delle bombole collegati in fila dei manometri. L'oggetto era alto circa 10 metri, il teste si trovava a circa 4-5 metri di distanza. Presso la scaletta v'erano due esseri. Un terzo era posto sopra una specie di elevatore meccanico e stava saldando un mazzo di tubi esterni all'ordigno, producendo lo scintillio che aveva notato il testimone. Gli individui indossavano degli scafandri e delle maschere trasparenti all'altezza degli occhi. All'interno pareva esserci del liquido, attraverso cui si notava un viso di carnagione molto chiara. In corrispondenza della bocca penzolava un tubo terminante con un bocchettone. La loro altezza era di circa 1,7 metri ed apparivano simili agli esseri umani. Il racconto del caso Facchini lo trovate poi in resto, continuo del racconto del caso Facchini, lo trovate in fondo, in calcio alla descrizione di questo filmato. Allora, in poche parole, qui vi darò la valutazione del caso ufologico. Il caso non è reale e non è misurabile. Infatti, non esistono altri testimoni dell'evento, per cui l'evento ha un altissimo rischio alfa, non è omogeneo ad altri casi ufologici, quindi non può essere inserito dentro una serie UFO storica composta da casi ufologici con un basso rischio alfa. La rappresentazione iconografica del presunto disco alieno è incongruente con gli oggetti UFO già paleufologicamente noti da moltissimi secoli. Ammesso che il testimone fosse stato in buona fede, si sospetta l'impiego di un velivolo sperimentale di tipo militare, probabilmente un velivolo che sarebbe stato un veicolo ibrido tra il più leggero dell'aria con idrogeno ed elio, propulso con motori convenzionali ad eliche intubate. Il caso quindi, in ultima tesi, non è reale, non è misurabile, la narrazione non dispone di indizi coerenti con la radice paleufologica. Si sospetta l'avvistamento di un velivolo sperimentale segreto, un ibrido tra il più leggero dell'aria propulso da eliche intubate. Il secondo caso ufologico di cui andrò a discutere è il caso Cennina, alias Lotti Dainelli, del 1 novembre del 1954. In descrizione trovate il link al rinvio alla bloggata, in cui troverete tutta una meticolosa descrizione dell'evento ufologico del 1 novembre del 1954 alle 6:30 del mattino. In questo breve episodio mi limiterò a evidenziare i punti del perché non è un caso ufologico da ritenerlo rilevante. Punto 1. La presenza delle altre testimonianze rende l'evento reale immisurabile. Tuttavia, l'iconografia del presunto velivolo alieno non ha riscontri nella casistica paleufologica del passato e del presente attuale. Non è, insomma, un UFO shape genuine. 2. L'iconografia dei presunti alieni non è correlabile ai miti della teogonia eliopolitana. 3. Per il corollario darwiniano esobiologico, l'iconografia dei presunti alieni è logicamente ed incompatibile con le tipologie di razze aliene attese. 4.
si sospetta la presenza di un prototipo militare velivolo VTOL a decollo verticale, propulso come un jetpack oppure una flying platform, dotato di due nani come piloti, oppure un veicolo ibrido tra il più leggero dell'aria con idrogeno ed elio, quindi con capacità VTOL, forse propulso con un motore a reazione senza posto combustore, pilotato da due piloti nani, confrontare con Proceedings of the Interagency Workshop of Lighter Than Air Vehicles, a pagina 482 dello stesso testo. Caso quindi, Lotti Dainelli del 1 novembre 1954, è ritenuto reale e misurabile, tuttavia la narrazione ufologica non dispone di indizi coerenti con una radice paleufologica. L'evento viola palesemente l'assioma darwiniano esobiologico, si sospetta la presenza di un prototipo militare, jetpack. Il terzo caso ufologico di cui andrò rapidamente a discutere è il caso Cecconi del 18 giugno del 1979. Anche in questo caso, in fondo alla descrizione, trovate sempre il link al rinvio della bloggata dove è indicato tutte le circostanze della manifestazione dell'evento. In questa puntata mi limiterò a spiegare le ragioni di perché l'evento non è da considerarsi un evento ufologico rilevante. Allora, nel primo caso, valutazione del caso, la forma, il colore, le dimensioni dell'oggetto UFO avvistato sono identiche a quelle di un UFO Solar che bordeggiava sopra il cielo di Sant'Angelo di Treviso. Inoltre, si valuta le dichiarazioni del maresciallo Cecconi circa l'immobilità dell'oggetto totalmente false. Si valuta che siano state rilasciate per fedeltà alla Repubblica, assecondando ragioni di sicurezza nazionale. Infatti, il periglioso caso Zanfretta era ancora in progress. Dal 6-7 dicembre del 1978 fino al 2-3 dicembre del 1979. In mia opinione, che il caso dell'UFO Solar, accaduto proprio durante il periodo di contatto del caso Zanfretta, nell'arco di tempo dal 6 dicembre del 1978 fino al 2 dicembre 1979, in mezzo c'è proprio il caso dell'UFO, nel caso Cecconi del 18 giugno del 1979, questo evento ufologico del 18 giugno del 1979 sia stato organizzato dai servizi segreti italiani per depistare l'opinione pubblica, mass media e gli ufologi dagli UFO Shape Genuine. Successivamente, per cover-appare il caso Zanfretta, sempre per ragioni di sicurezza nazionale, e poi con il tempo anche per banali ragioni editoriali e mediatiche, saranno appiccicate al caso Zanfretta un'interminabile serie di vagoni di scatole di balle, definendo così un convoglio di patacche al fine di indurre l'opinione pubblica a rifiutare tutto il caso Zanfretta, focalizzando l'attenzione sul falso caso UFO del caso Cecconi. In sintesi, quindi, il caso dell'UFO avvistato dal pilota Cecconi è ritenuto praticamente un evento non interessante. Il caso è reale e misurabile, tuttavia non ha una radice paleufologica. Si ritiene che sia stato fabbricato ad hoc dai servizi segreti italiani per depistare l'attenzione dai veri casi UFO e dal caso Zanfretta, che era ancora in progress.